di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Agile Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Per questa settima puntata, lo aveva già accennato Sergio nel precedente appuntamento, avremo una puntata briosa, spumeggiante, perché parleremo di bellezza, analizzeremo quello che è il senso dell'estetica, lo vedremo sia da un punto di vista psicologico, ma anche, perché no, da un punto di vista economico, per vedere quali sono i costi che abbiamo per rimanere sempre belli e in forma. Lo faremo grazie ai nostri ospiti, che come sempre alcuni due buonasera e ringrazio per aver accettato il nostro invito, la dottoressa Laura Piombino, dietologa docente presso l'Università Vamitelli, la dottoressa Rita Menditto, psicologa psicoterapeuta. Buonasera. Il dottor Adolfo Monticoli, economista. Buonasera. E Alessandra Alterio, studentessa che ha seguito la dieta della dottoressa Piombino.
A tutti voi da casa ricordo che potete intervenire sempre durante la diretta utilizzando il numero in sovraimpressione, lo 081 287 955, o tramite la diretta su Twitch che troverete sulla pagina del profilo di Sergio Angrisano 2, Sara Barone, ma anche di Rita Menditto. Detto questo, vi auguro una buona serata, grazie per averci scelto anche questa sera e la parola passa a Sergio. Perfetto, noi andiamo dritti al punto e partiamo immediatamente invece alla dottoressa Piombino e partiamo con qualche domandina abbastanza leggera. La nascita dell'estetica risale al 1750, un filosofo tedesco, certo nome quasi irripetibile, Baumgarten, è un filosofo tedesco che definì come scienza del bello, delle arti liberali, della gnoseologia inferiore, sorella della logica. Le persone che si rivolgono a lei quanto fanno riferimento a tutte le tesi e le teorie di questo straordinario personaggio della storia? Allora, la bellezza è veramente di qualcosa difficilmente quantificabile e individuabile. È qualcosa di soggettivo, la bellezza la troviamo nell'arte, nella cultura, la musica, oltre ovviamente a quella che è poi la bellezza fisica in una persona, dove ci sono certamente dei canoni classici di bellezza, ma c'è anche da dire che poi è sempre l'interazione tra colui che guarda, che poi percepisce ed elabora la bellezza in un modo che è sempre soggettivo, quindi basti, volendo rimanere nell'arte, parlare comunque di persone, l'esempio di Modigliani e Botero sono due grandi pittori che hanno vissuto in epoche poi non particolarmente distanti, hanno circa una cinquantina di anni di differenza. Per Modigliani la bellezza femminile è rappresentata da una donna ossuta con un collo lunghissimo, mentre invece per Botero è l'espressione dell'opulenza dove il collo lascia spazio praticamente a un doppio mento. Quindi due uomini hanno visto la bellezza femminile corporea in modi diametralmente diversi. Perfetto, Rita Menditto. Estetica e bellezza si coniugano sempre? Guarda, pensavo anche io a questi due autori, sono anche a me tanto cari, anche perché molto spesso rappresentano famiglie, no? Botero, e quindi, sicuramente. E quindi ovviamente in questo mi veniva in mente di quanto è importante poi l'armonia con la psiche, quello che rappresenta la bellezza è anche ciò che si vede negli occhi. Si dice sempre che gli occhi sono lo specchio dell'anima e un motivo ci sarà anche per questo, e quindi certamente bellezza è anche armonia con il proprio essere, con la propria individualità e con l'ambiente in cui ci si trova. Che non ha canoni, tra l'altro, bisognerebbe essere sempre in linea con se stessi e sicuri di se stessi. Sì, giustissima, giustissima osservazione, brava. E io stavo pensando invece, mentre voi due rispondevate alle domande, io pensavo al mio amico il dottor Monticoli. La bellezza italiana vale 240 miliardi, praticamente il 16,5% del PIL. Dottore, io sono atterrito. Assolutamente sì, vale il 16% del PIL, del prodotto interno lordo, è in costante crescita, anche se durante gli anni della pandemia si è avuto un crollo. Il crollo è stato dovuto ovviamente al problema di non poter accedere a quelle che sono le attività e le realtà per produrre bellezza. Parlo dei centri estetici che sono rimasti chiusi durante il periodo di pandemia, parlo delle palestre stesse, perché la bellezza si costruisce anche e soprattutto con l'attività fisica. Perfetto, invece Alessandra, una domanda proprio facile volevo fare a te. E, vabbè, al di là del fatto che sei una ragazza veramente bellissima, grazie, ciò nonostante ti sei rivolta a una dietologa. Per me la bellezza parte proprio da, cioè noi siamo ciò che mangiamo, mangiare bene è proprio la parte principale di noi stessi, non possiamo condurre una vita sregolata dal punto di vista dell'alimentazione. Mi sento proprio bene con me stessa da quando ho iniziato il percorso con la dottoressa Piombino, sono rinata
internamente, oltre ovviamente alla mia estetica che è completamente cambiata. Per me è diventato, non è un sacrificio quello di mangiare bene, ma per me è la normalità. Ovviamente ciò non toglie che non mi privo di mangiare una pizza, di mangiare un gelato, di mangiare un panino. Queste sono cose normali che oltretutto appartengono anche a una ragazza della mia età, però mangiare bene è proprio l'ABC per stare in salute. Ci chiedono, a tua età quanti anni hai? Ho 21 anni. Ok, quando già iniziano ad arrivare già le prime domande. Sì, abbiamo un pochino di domande da casa. Piombino, che significa mangiare bene? Allora, mangiare bene... Io credo che sia molto personale il modo di nutrirti, di alimentarti. Decisamente, io non ho mai la dieta nel cassetto, la dieta è personalizzata in base a il tipo di persone, eventuali patologie, gli obiettivi, da che cosa parte, i ritmi di vita, perché io potrò fare una dieta meravigliosa da un punto di vista chimico, strutturale, ma se la mia cliente non ha la possibilità poi materialmente di cucinarsi, perché casomai per gli impegni non può tornare a pranzo a casa, o vado a chiedere di preparare cose con ingredienti difficilmente reperibili, sarà una cosa bellissima ma che rimarrà sulla carta. Va tarata in base a se fa l'attività fisica, all'età, al sesso, perché sicuramente l'uomo ha un metabolismo più alto rispetto alla donna. Anche perché più veloce. Anche più veloce. Sì, brucia di più. Sì. Più alto, sì, in questo senso qua brucia di più perché ha una massa muscolare geneticamente determinata anche dalla maggiore presenza degli androgeni, cioè degli ormoni maschili, che fa sì che tende a bruciare di più. Quindi in base a quello che è l'obiettivo e la problematica bisogna mangiare sano. Mangiare sano in modo diverso e personalizzato. Mangiare sano in realtà è quello che poi tutti noi nel nostro piccolo sappiamo, ma le tentazioni insomma ci corrono dietro e spesso cadiamo in esse. Quindi vuol dire una dieta che sia la più variegata possibile, perché non esiste l'alimento che contiene tutto, ma solo diversificando si riescono ad avere diversi nutrienti. Parliamo di vitamine, sali minerali, ma anche di carboidrati, quindi gli zuccheri, che a volte sono attaccati ingiustamente. Certo, non devono essere gli zuccheri semplici, cioè quelli che mettiamo nel caffè piuttosto che il dolce, le bibite gassate e zuccherate, ma quelli dati dalla pasta, dal pane, dai cereali, meglio ovviamente se integrali, le proteine provenienti dal mondo animale, dove bisogna cercare di variare anche in questo caso, quindi mangiare il pesce, insomma la Campania, visto che è una regione dove ha molte province che affacciano comunque sul mare, sicuramente fa un discreto consumo di pesce. A me i giovani non ne sono dei grandi amanti, la carne bianca, la rossa, casomai limitandola una volta a settimana, i legumi sono un'altra importante fonte di proteine, di origine in questo caso vegetale, quindi sicuramente prediligere questi alimenti un po' più salutari è importante, cercare di ridurre al minimo il consumo dei formaggi, soprattutto quelli stagionati sono molto salati e comunque sono anche molto calorici, i salumi, gli insaccati sicuramente oltre a essere salati e calorici hanno anche una serie di conservanti che se assunti in eccesso sono dannosi per il nostro organismo, quindi approfittiamo ad esempio con l'arrivo del caldo che adesso c'è tutta questa bella frutta e verdura colorata, tra l'altro si parla dei colori della vita, cioè della varietà, dell'assunzione dei ortaggi e frutta di diversi colori, quindi rosso, arancione, blu viola, poi c'è il bianco e il verde, perché ognuno di essi ha tutta una serie di antiossidanti benefici per il nostro organismo. E infatti proprio sui colori, anche da bambino mi dice mangia la mozzarella, quella invece no, la mozzarella è il colore bianco che fa bene è quello lì della cipolla, del finocchio, del sedano. Dottoressa, quanto è importante seguire anche quindi gli alimenti di stagione? Fondamentale, perché tutti questi antiossidanti, queste vitamine in realtà sono
diciamo fragili, ok? Facilmente vengono danneggiati, si ossidano. Quindi se io prendo un alimento fuori stagione o proviene da un altro paese, quindi c'è tutta quella che è il processo di trasporto, vengono messi in celle frigorifiche. Ma anche la filiera di produzione che è diversa, perché noi abbiamo delle restrizioni enormi rispetto all'utilizzo di alcuni anticrittogramici. Diciamo sì, se sono extra Unione Europea sono anche tra virgolette un po' più a rischio, perché noi abbiamo una normativa europea abbastanza rigida, severa, che tutela sì. Il consumatore, al di fuori non è sempre così, e in ogni caso vengono comunque raccolti acerbi, maturano in cassetta, e questo fa sì che il prodotto in realtà non ha più quegli effetti benefici. Poi ci sono anche degli studi recenti in cui dicono che prendere la frutta e la verdura del territorio permette anche di proteggersi da quelli che sono degli agenti inquinanti dannosi, perché a differenza degli animali, di noi, che abbiamo la possibilità di spostarci e quindi di allontanarci da un pericolo, ovviamente un ortaggio questo non lo può fare perché è radicato al terreno, e quando sono a contatto con sostanze dannose, l'azione protettiva, quello che è poi una difesa, un istinto di sopravvivenza, quello che è l'evoluzione poi della specie, fa sì che vengono stimolati i maggiori antiossidanti più adatti ad attaccare quelle sostanze dannose. Perfetto. Presenti. Prima di passare a qualche domanda da casa, volevo chiedere una cosa alla dottoressa Menditto. In questo primo giro di domande abbiamo parlato quasi sempre al femminile, però mi pare di aver letto da qualche parte che l'incidenza in quel famoso dato del PIL che dicevo prima con il dottore Monticoli interessi molto di più gli uomini, quindi fra palestre, diete, cioè, il maschio, l'uomo ha superato sotto questo punto di vista veramente la donna, le risulta questo dato? Vengono uomini da lei a chiedere di diventare belli come me, magri come me? No, non le capita. Beh, in realtà questo la dice lunga anche su una variazione dell'attenzione, e riferendoci anche a quello che abbiamo detto prima della bellezza, a quanto oggi anche gli uomini si dedicano a questo aspetto, quindi alla bellezza, all'estetica, al piacersi e al piacere all'altro. Quindi tra questi ovviamente c'è questo aspetto che è l'armonia fisica nella visione di un corpo, che tocca anche il genere umano dell'uomo, no? Maschile, che prima era visto come camionista, forza, no? Soltanto adesso è anche il portatore di armonia. È piacevole vedere un uomo che ha tutte le sue proporzioni. E Monticoli, dica. Di questi 240 miliardi, 16,5%, la spesa pro capite che una persona, uomo o donna, non spende, c'ha questo dato lei, mensilmente, annualmente, quanto investe in bellezza oggi l'italiano, sia uomo che donna? Vede, è una faccenda abbastanza complessa, perché l'investimento che l'italiano medio fa si attesta intorno ai 400 euro annui. Questo è più o meno il dato, ante pandemia ovviamente. Ma secondo me il problema più importante, che varia da nord a sud, varia da nord a sud ovviamente, a Milano una palestra costa almeno 3-3,50 anni. Esattamente. Il problema però è diverso, mi spiego meglio. L'esigenza di portarsi verso una definizione maggiore del fisico, quindi verso un'estetica maggiore, è solo un lato della medaglia. Noi abbiamo un altro problema che è abbastanza grave, che è quello dell'obesità. Perché? Perché l'obesità è diventata una patologia nazionale. Esattamente, è diventata una patologia che ha un costo sociale e un costo sanitario rilevantissimo. Pensi che addirittura noi in Italia ad oggi abbiamo oltre 1 milione di persone, pari al 2,3% della popolazione adulta, che ha una massa corporea pari o superiore a 35, quindi è obeso. E in modo particolare i bambini? Assolutamente. Molto diffusa. C'è una grande... Lumi e le dottoresse. Assolutamente, ed è un problema che
deve essere analizzata sotto vari aspetti, non solo sotto l'aspetto medico, ma anche sotto l'aspetto economico. L'obesità porta a un rallentamento di quella che è l'attività lavorativa. Noi perdiamo il 3,3% di PIL solamente perché abbiamo questo numero elevato di persone obese. Ma fa lievitare la spesa sanitaria? Fa lievitare la spesa sanitaria, ad oggi è arrivata addirittura al 6%. Durante il periodo di pandemia è capitata una cosa, voglio dire, anomala, che è stata anche studiata, che è la maggior parte dei ricoveri, anche gravi, in terapia intensiva, sono dovuti per il 64% a persone che erano obese, che erano in sovrappeso. Vediamo qualche domanda perché gli amici da casa stanno incalzando. Sì, anche perché, no, ho iniziato anche con, per quanto riguarda i bambini, quindi quanto sia importante l'alimentazione anche nei bambini. Una prima domanda che veniva fatta alla dottoressa Piombino, per esempio, ma magari anche dal punto di vista psicologico con la dottoressa Benedetto. Allora, sicuramente il problema dell'obesità infantile è un problema importantissimo perché sono le persone del futuro. Quando nel 2008 è stata fatta un'indagine a livello europeo, è emerso che l'Italia era al terzo posto tra i paesi europei per obesità infantile, e quando si è andato poi a vedere la problematica regione per regione, ahimè, la Campania ha la medaglia nera, e tutt'oggi, per quanto le campagne che si chiamano Occhio alla Salute, di educazione verso la sana alimentazione, sono riuscite a ridurre di qualche piccolo punto percentuale questo valore, restiamo comunque la regione in Italia che, dagli ultimi dati, sono aggiornati in realtà 4 anni fa, porta quasi un 20% di obesità tra i bambini in età compresa tra 6 e 8 anni, e se si mette anche il sovrappeso in questa percentuale arriviamo quasi al 50%, che vuol dire un bambino su 2 ha una problematica o di sovrappeso o di obesità. I motivi sono molteplici, anzitutto culturale. Da noi c'è ancora la nonna che dice che tanto deve mangiare il bambino perché crescendo si affina, e assolutamente questo non è vero, perché in realtà cresce larghezza, ok? E nel momento della fase di sviluppo di un bambino, se noi stimoliamo con cellule che si moltiplicano a una rapidità maggiore rispetto a una persona adulta, si moltiplicano in base alla necessità del momento. Quindi se in quel momento la necessità è conservare energia, perché ne arriva tanta attraverso l'alimentazione, aumentiamo il numero di cellule di grasso nel corpo. Quindi vuol dire che stiamo condannando quel futuro adulto a essere perennemente a dieta. Chi invece è stato molto magro da bambino è quello là che è l'invidia delle persone, perché dice per come mangia dovrebbe essere ancora più grasso. Quindi sicuramente fare attenzione anche quando c'è un po' di pancetta. Per un bambino già è un primo segno di sovrappeso, poiché il bambino ha una struttura corporea un po' diversa dall'adulto, il genitore si rende conto dell'obesità quando ormai è già a un livello abbastanza elevato, e dobbiamo tenere presente che un bambino ha una superficie corporea più piccola dell'adulto, quindi non può mangiare il piatto di pasta delle stesse dimensioni dei genitori, deve essere proporzionato, quindi più piccolo. Spesso anche Perfetto. Quando fanno sport i bambini si dà ancora più da mangiare, magari più di quello che dovrebbero, perché con l'idea che fanno sport. Esatto, e questo è un errore. Allora, noi siamo degli esseri geneticamente conservatori, perché abbiamo ancora i geni dell'uomo della preistoria, che non aveva il frigorifero a portata di mano, qualche volta riusciva a mangiare, qualche volta no. Quindi noi abbiamo una forte capacità di conservare energia che è di gran lunga superiore a quello che è il nostro dispendio energetico. Quindi se anche un adulto si affronta di un'attività fisica, poi va a mangiare, si concede lo sgarro, molto probabilmente ha ingerito molte più calorie di quello che ha speso, e quindi inevitabilmente ingrasserà. Io volevo chiedere invece il risvolto psicologico sui bambini, e si sposa poi, si ha il rischio di essere bullizzati, perché quando si è un po' più tondetti, i ragazzini un po' più in sovrappeso, inevitabilmente vengono presi di mira, quindi c'è una doppia sofferenza in questi ragazzi. Ma guarda, anche in questo caso ci trovi una svolta, un po' quello che è stato accennato della questione dell'obesità, ci ritroviamo dopo questo momento storico
in un evento storico per quanto riguarda anche i problemi e i disturbi di alimentazione in generale, ma nello specifico nell'obesità dei bambini, perché in questi 2 anni i bambini sono stati deprivati non solo delle loro attività sociali o sportive, ma proprio delle loro abitudini. Quindi erano molto a casa, non bruciavano le calorie, mangiavano di continuo perché, ahimè, c'è la famosa fame emotiva di cui io parlo sempre, che viene un po' sostituita rispetto alla fame fisiologica. Non c'è l'educazione a conoscere bene le richieste del proprio corpo e quindi molto spesso si mangia per noia, non perché il corpo ne ha bisogno. Ed ecco che i bambini poi accumulano non solo tensione nervosa, ma anche calorie. Come si può ovviare a questa cosa? Imparando sicuramente a gestire le emozioni partendo proprio dall'ABC, dai bambini, un'educazione emotiva. Educare i genitori prima? Sì, ma ecco, no? Per esempio molto spesso ci ritroviamo a ascoltare nella strada, mentre mi succede spesso, che tu come sai io ho questo progetto della psiconutrizione, quindi anche alla nutrizione sono attenta, soprattutto in quella dei bambini, sento: se fai la brava ti do la bella cosa, se smetti di piangere ti compro le patatine. Ecco, questo è proprio l'ABC di far comprendere un'errata idea di che cos'è il cibo, perché non è un premio, non è una bella cosa, ma è un bisogno fisiologico. Quindi si risponde a un bisogno fisiologico, non questo a un bisogno. È un problema veramente sociale comunque. Sì, ma non è un problema soltanto sociale riferito alla cultura delle persone, ma proprio all'incapacità di dare un senso, perché in realtà è un senso importante. La nutrizione è il primo modo di relazionarsi, l'attaccamento parte dall'allattamento, quindi è una cosa atavica dentro di noi, è per questo che diciamo a un bambino: se fai il bravo ti do la bella cosa, no? Nasce da questa storia questo bisogno della bella cosa, ed ecco che non viene data, no? Proprio quando un bambino piange, che si fa per la prima cosa? Avrà fame, no? Allora si dà il latte, si attacca al seno, ed ecco che anche lì, no? Iniziamo a dare confondiamo il bambino, diamo un messaggio assolutamente errato da lì, e quindi da lì si educa, perché è un bisogno atavico sicuramente del genitore nel soddisfare il bisogno, ma un bisogno emotivo, non un bisogno fisiologico di nutrire. È un problema anche territoriale? Ma guarda, io non credo che sia un problema territoriale, ma nella relazione tra madre e bambino. Quindi tutte le culture dove c'è questo forte legame tra il madre e bambino e dove la famiglia è di sostegno sì, ma per esempio la figura materna è molto assente, paterna è molto assente, e quindi c'è questa simbiosi materna tra madre e figlio, ecco che è possibile, no? Che in questa simbiosi una madre sicuramente sarà il seno che vorrà. E quindi magari l'introduzione di un genitore come il padre, che può prenderlo, può distrarre, quindi potrebbe voglio capire aiutare. Bene, voglio far capire bene. Il cibo come fatto premiale? Esatto, assolutamente. È gravissima come... Sì, questo è veramente un messaggio che secondo me dobbiamo dare un po' a tutti. Questa storia della se fai il bravo ti do la bella cosa deve essere assolutamente... man mano tolta. È una cosa che solitamente fanno anche i nonni, no? Certo. Se fai bravo ti do la bella cosa. A volte anche di nascosto delle mamme. Assolutamente. Certo, certo. Oppure se vieni dalla nonna e ti do la caramella. Magari mangiano 2 volte perché già mangiato dalla nonna, non lo dice. Esattamente. Però su questa cosa direi che dopo ci torniamo, perché ci parlano di fame emotiva anche per gli adulti, quindi vogliono capire come è possibile distinguere la fame emotiva dalla fame fisiologica anche nell'adulto. Assolutamente. Ma sono proprio dei circoli viziosi. Certo. che si attivano con delle emozioni. Noi cerchiamo di spegnere un'emozione che sentiamo attraverso il cibo, che però poi attiva un'altra emozione. Cioè più che un'emozione diventa un'esigenza a quel punto. È un'emozione, sì, e le emozioni noi non le possiamo decidere o controllare, noi le possiamo spegnere oppure non sentire, e il cibo molto spesso funge da questo. È uno strumento per spegnere. Perfetto. Dottor Monticoli, io poi mi stavo chiedendo mentre sentivo tutto questo, ma al di là non parliamo sempre di soldi e cose varie, però io ho visto che anche persone, perché ne conosco diverse, perché anche io, anche se non visibilmente seguo un corso di palestra, vedo anche persone che veramente hanno
anche problemi, cioè a costo di essere belli fanno debiti, le risulta, sai, gente che viene in palestra però non ha un lavoro, non ha, è molto diffusa questa pratica, ha notizie in merito? Sicuramente sì, non è tanto diffusa però esiste, ripeto, oggi siamo nella società dell'apparire, la società dell'apparire porta necessariamente a spingere le persone a farsi accettare anche a livello fisico, a livello di bellezza. Questo tratto psicologico delle persone si coniuga perfettamente con l'attività sportiva. Molto spesso ci sono persone che magari non si possono permettere una palestra, frequentare una palestra, e sono disposte anche a farsi debiti piuttosto che rimanere così. Ma vede, il problema è un po' più profondo. Noi abbiamo un gap che si è creato ultimamente dopo questa voragine che è stato il Covid, riprendendo anche il discorso dell'obesità infantile, tra le altre cose, dove il potere d'acquisto delle famiglie in molti casi è diminuito spaventosamente di oltre il 30%. Certo. E quando diminuisce il potere d'acquisto e quando ovviamente c'è la necessità di pagare le bollette e i fitti, necessariamente si va ad incidere sulla qualità del cibo. Certo. Certo. La qualità del cibo porta all'acquisto di prodotti che non sono di buona qualità, sono di scarsa qualità, e che invece di fare bene, come abbiamo detto fino adesso, come brillantemente hanno detto le due dottoresse, portano all'effetto inverso. L'effetto inverso significa che invece di assumere cibo per poter vivere e per poter, voglio dire, stare bene, assumono cibo per poter star male, e quindi necessariamente si parte da quel circolo vizioso e si arriva necessariamente all'obesità. Certo. Alessandra, scusami, quanto è importante per i giovani essere belli per essere accettati poi nei gruppi? Nella mia società è una cosa che questa ad oggi conta molto, nel senso che lo riscontro anche tra i miei amici, tra le persone che frequento. Come diceva il dottore, siamo nella società dell'apparire, ad oggi apparire belli è molto più importante di magari aver letto un libro piuttosto che essere preparati su altri argomenti, e purtroppo questo ad oggi ci porta proprio a compiere scelte sbagliate. Prima con le dottoresse accennavamo al discorso del bullismo, soprattutto nelle scuole medie, nelle scuole superiori è un tema molto sviluppato. Ed è importante proprio questo, cioè, l'educazione. C'è un decadimento proprio dei valori in questo caso. Sì, assolutamente, c'è una rincorsa all'apparire che è una rincorsa totale, cioè si rincorre quello che è il prototipo di bellezza, anche se non lo si può raggiungere, perché poi credo che ognuno è bello a modo suo, che non ci sia solo la bellezza esteriore, ma che una persona sia tanto altro, e quindi ad oggi è proprio una corsa a questo apparire che spesso non si può raggiungere e che porta poi a degli scompensi anche dal punto di vista psicologico molto molto gravi. Certo. Poi ci chiedono di raccontare anche la sua storia, perché vogliono sapere un po' come è iniziato e qual è il percorso che sta portando avanti. Io semplicemente non partivo da una situazione tragica, ho deciso di affidarmi alla dottoressa semplicemente perché quando ho smesso di fare danza, ho praticato danza per circa 12 anni, ho notato che il mio corpo stava cambiando. Per non sfociare in quelle che erano delle patologie gravi, quindi ho iniziato a fare un discorso soprattutto con i miei genitori, prima di tutto di salute e in un secondo momento appunto di estetica, ho deciso di affidarmi alla dottoressa. Insieme abbiamo fatto un percorso dove ho perso svariati chili, ad oggi comunque sono in un mantenimento, ripeto, mantenimento significa mangiare bene, io mangio tutto, mangio la pasta, mangio il pane, potrebbe sembrare assurdo, ma una persona che fa una corretta alimentazione mangia pasta, mangia pane, cioè tutti quelli che sono gli stereotipi che noi ad oggi sentiamo non sono assolutamente veri. Una persona che fa corretta alimentazione mangia anche la pizza, ripeto, io mangio anche le patatine fritte, insomma una persona mangia tutto, si concede il benessere del premio, ecco, chiamiamolo così, quando ne ha necessità, ma bisogna trovare un equilibrio con se stessi, anche l'allenamento deve essere un piacere, non deve essere un sacrificio, altrimenti non è una cosa che si fa per se stessi, ma è una cosa che si fa per gli altri, per l'apparire alla società.
E va bene così, dai, sì, incombe tutta un'altra incombe la pubblicità e quindi noi ci vediamo fra qualche minuto. Fra qualche minuto qui restiamo. Pubblicità. Ti ho rubato il lavoro. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Ed eccoci qua. Prima di passare alle domande da casa, Sergio aveva una domanda per la dottoressa Menditto? Sì, no, io stavo parlando, ascoltando la risposta di Alessandra e leggendo anche Francesca, io poi sono ciecato. Allora, quanto è importante poi essere accettati da belli e invece è molto più complicato tentare di entrare a far parte di un gruppo da meno belli, ecco, per non dire
Ma assolutamente, oggi se consideriamo soltanto... La domanda è molto più articolata, però l'ho sintetizzata. Consideriamo soltanto i social, no? Oggi, inizialmente i social erano un modo per aumentare la rete, migliorare le nostre conoscenze, aggiungere i famosi... Ci mando una domanda che ho per te dopo, vai, continua. Aggiungere i famosi amici, no? Che adesso sono diventati per fortuna contatti, che è un po' più realistica come cosa, ma poi dopo ci sono tutti questi filtri, queste cose che uno può mettere in una foto, che ovviamente manda un messaggio chiaro, cioè cerchiamo di essere tutti perfetti. Omologati. Sì, tutti uguali, ma sì, soprattutto tutti perfetti, più che... È tristissima sta cosa. Però sì, per aggiungere anche quello che diceva la stessa Francesca, che comunque c'è l'altra faccia della medaglia, che invece sono quelle persone che si sentono in obbligo di accettarsi e di piacersi così come si è, senza venire ai ripari. Cioè, era molto bella articolata la domanda, io l'ho ridotta. Ci sono delle problematiche, quindi è l'altra faccia della medaglia. Diciamo che ci troviamo in un momento storico che... probabilmente accelerato anche alla pandemia e al momento storico mondiale, che c'è una scissione completa, no? Tra chi sceglie di essere estremamente bello e chi sceglie invece di non prendersi completamente cura di se stessi. Siamo sicuri che sia una scelta? Che non sia quasi... È semplicemente l'opposto l'uno dell'altro. Prendiamola così. Le persone che non si possono permettere la palestra vanno nell'altra faccia della medaglia. Esatto. Per il dottor Monticoli invece abbiamo una domanda, perché abbiamo parlato di costi per le palestre, ma Federico da Volla ci chiede se ha anche dei dati relativi ai costi per le consulenze nutrizionali, cioè anche dopo la pandemia si sono andate a aumentare. Sono gli uomini che si vanno a depilare, fanno di tutto. Sì, vabbè, dal punto di vista estetico c'è un altro mondo proprio. No, i dati in realtà non li ho, però a lume di naso questo tipo di consulenze rimangono standardizzate nel tempo, anche perché sono consulenze di tipo medicale per la maggior parte dei casi, e i professionisti di solito tendono a mantenere quasi inalterata quella che è la loro parcella, quindi difficilmente si può notare un aumento di quella che può essere la spesa che deve essere sborsata per andare da un nutrizionista piuttosto che da un dietologo. Quindi la conoscenza dell'ambito nutrizionale più o meno è sempre lo stesso nel tempo. Non c'è stato dopo la pandemia un maggior ricorso a studi nutrizionali? Più o meno. Ci sono particolari alimenti o sostanze che sono causa scatenante di non solo di patologie, ma proprio di obesità? Sì, sicuramente. Quelle proprio da evitare a tutti i costi. Allora, tutto quello che è un alimento ipercalorico, cioè un alimento ricco in zuccheri semplici e in grassi, tradotto diciamo in modo più semplice, quindi tutto quello che sono i dolciumi, i prodotti diciamo anche di panetteria che sono diciamo conservati da banco, quali crackers o altro, comunque sono questi ricchi, si chiamano grassi idrogenati, che molti sono dei grassi. Molti mangiano i crackers pensando di dimagrire. Quelli sono comunque calorici, a parità di peso rispetto al pane sono più calorici, proprio perché manca la quota di acqua, ma più che altro il tipo di, per renderlo friabile, il tipo di grasso che viene messo è un grasso modificato industrialmente e prendono appunto il nome di grasso idrogenato o acidi grassi trans. E questi sono paragonabili quasi al burro, per intenderci, come elemento sono poco salutare. Sono derivati chimici sostanzialmente. Si prende il grasso di origine vegetale e lo si modifica industrialmente. Sarebbe, può parlare della chimica, un gruppo idrogeno che viene messo in un posto diverso diventa poco interessante, però si trasforma quell'alimento di origine vegetale come se fosse di provenienza animale, va per intenderci, e questo quindi è un altro elemento che rende poco salutare l'abuso di queste sostanze, perché io parlo sempre di abuso. Che cosa vuol dire? Che ad esempio non è che i dolci assolutamente non devono essere mangiati, piuttosto che il crackers o il prodotto da forno, tutto quello diciamo che proviene da una rosticceria sicuramente è bello calorico,
la cioccolata, c'è il falso mito della cioccolata che se la si prende fondente insomma fa bene, ma una quota estremamente piccola e comunque si basa sul lavoro che parla di una particolare cioccolata che almeno all'85%, ma anche la cioccolata fondente è calorica quasi quanto quella al latte, quindi se parliamo di calorie anche quello fa male. Le mandorle e le noci, adesso c'è tutta la foca dell'omega 3, ci dobbiamo riempire di questi omega 3, però l'omega 3 poi per il pubblico è un qualcosa di astratto, andiamolo a spiegare, sono grassi. Gli omega 3 sono dei grassi di origine vegetale che hanno tante proprietà benefiche, perché da questi il nostro organismo è in grado di produrre delle sostanze che permettono di far aumentare il cosiddetto colesterolo buono a svantaggio di quello cattivo, l'HDL, che poi in realtà non è il colesterolo ma è il trasportatore del colesterolo. Riducono quello che è la formazione di trombi che ostruiscono il vaso, però restano comunque dei grassi, quindi se io mi voglio mangiare le 3 noci al giorno, le 5 mandorle al giorno, ok, ma se mi mangio il sacchettino dicendo ah tanto sono omega 3 fanno bene, perché purtroppo questa cultura c'è, piuttosto che i semi di lino, stiamo là, è la stessa cosa, inevitabilmente si ingrassa, quindi tutto deve essere mangiato nelle giuste dosi, nelle giuste quantità. A tal proposito c'è una domanda di Nadia, ci chiede però non tutti i grassi fanno male, quali sono quelli migliori che dovremmo introdurre, penso per esempio all'olio extravergine d'oliva, uno allora, dei grassi. Per quanto riguarda il condimento sicuramente l'olio extravergine di oliva è quello considerato il migliore, perché nella sua struttura è costituito per il 60-70% da, si chiama acido oleico, che è un acido grasso che ha si chiama un unico doppio legame nella struttura e lo rende più stabile, oltre al fatto che all'interno c'ha una quota che non è costituita da acidi grassi, detta non saponificabile, che è ricca di antiossidanti. Rispetto agli altri oli riesce a mantenere meglio la cottura, ma resta comunque un grasso, quindi nella scelta dei grassi sicuramente per condire l'olio di oliva e eventualmente quindi le mandorle piuttosto che il pesce azzurro, ma le quantità devono essere comunque ridotte. Precisiamo una cosa, perché su questo c'è tanto, poi tu mi devi rispondere a Marianna, la mia amica che mi ha mandato un messaggio. Okay. Mi scusi dottoressa, le fritture vanno rigorosamente fatte con olio di semi, mai con olio d'oliva, è vera sta cosa? Sì, l'olio, allora le fritture perché non vanno fatte, no. Cioè, diamo una piccola base per evitare di lanciare un messaggio sbagliato, perché indipendentemente dalle calorie, proprio le alte temperature a cui viene esposto l'alimento favorisce anche la formazione di sostanze dette, diciamo, cancerogeniche, che quindi possono favorire quelle trasformazioni maligne nell'organismo, però ovviamente nelle giuste quantità vanno anche bene. Una volta a settimana? Va bene, una volta a settimana. Dei messaggi di speranza anche, perché Marianna ha detto dammi un messaggio di speranza, ce l'ho per te. Una volta a settimana va sicuramente bene, i pazienti che seguono la dieta dimagrante neanche quella concedo, però se uno invece non sta seguendo una dieta dimagrante, una volta a settimana capita l'occasione anche due volte, ok, non c'è problema. Poi fermo restando quindi questo limite delle fritture, sì, è meglio non friggere con l'olio extravergine di oliva, perché l'esposizione alle altre temperature porta a una trasformazione dell'olio che insomma potrebbe poi risultare dannosa all'organismo. E invece mi diceva Marianna, ha scritto proprio testualmente, poi quella esce la mascherina e subito rientra, dice la dottoressa di lanciare un messaggio di speranza parlando di dolci. Uno in una giornata va in pasticceria, mangia un dolce e sta bene. Sì, ma assolutamente è una cosa anche fisiologica. Ci sono sostanze come molto, per esempio la cioccolata. Cioè prova quella sensazione di liberazione. Di benessere. Benessere, bravo, proprio delle parole che nascono quasi dal cuore, no? Si può dire.
Ma perché in realtà è vero, cioè se è vero come ha detto la collega che la cioccolata ha delle calorie simili, strafondente e al latte, dall'altra parte è vero che la quantità di serotonina è diversa, no? E quindi ovviamente il bisogno fisiologico che ci fa stare vicino alla cioccolata non è soltanto, ritornando alla fame emotiva, io ho visto gente che mangiava la Nutella col cucchiaio, è un bisogno, no, di sentirsi bene, no? Questo dice, se io mi mangio cioccolato mi sento bene, come è possibile? C'è da una parte la fame emotiva, ho bisogno di non sentire più una certa emozione, ma dall'altra parte ho bisogno di sentire quella sensazione che molto spesso si attiva con la produzione di questo ragionamento ormone, di serotonina. Sì, è anche questo. Allora, ritorniamo invece, facciamo un passo indietro. Questa è la domanda che mi aveva fatto l'altra amica da casa. Tu avevi introdotto, infatti ti ho detto, mi hai bruciato la domanda, i social, i filtri. E se giriamo per tutti i social, no? O tutto è bellissimo, o strane figure, cosa spinge una persona a ridursi in quello stato, utilizzare 50 filtri? Poi faccio un esempio banalissimo, un uomo la vede, la corteggia, poi la vede e vede un'altra cosa. Cosa spinge una persona a fare quello? Assolutamente, sai, tu non sei quello, quando io vengo ti vedo, sei un'altra cosa. Eppure io esisto. È quello. No, sicuramente sì. No, io dico nei social, io esisto perché quello che mi fa esistere non è quello che realmente sono, ma è quante persone mi vedono. È questo quello che cambia, quanti like ottengo, mancanza di personalità praticamente. Ma non credo che sia così semplice, non è una questione di mancanza di personalità, ma anzi un omologarsi al gruppo, cioè facciamo tutti così, volerne farne parte a tutti i costi, facciamo la gara. Il problema è che allora oggi, io lancio un appello, facciamo per esempio un gruppo di mostri, di brutti, dove tutti quanti siamo mostri, siamo brutti e ci divertiamo e ci rispettiamo ugualmente senza essere bullizzati dal belloccio o dal muscoloso di turno, hai capito Francesca? Il problema non è tanto essere in quanto apparire, in questa società dell'apparire che io trovo veramente il decadimento totale del sistema sociale, perché oggi sei avvantaggiata nel lavoro se sei bella, non se sei brava, se sei bella, sei avvantaggiato nel lavoro se sei muscoloso, hai una bella presenza, capelli, mentre invece potresti essere un perfetto idiota in un involucro bellissimo. Poi c'è tanta gente bruttarella che ha un cervello meraviglioso. Ma assolutamente, quello che appunto volevo dire come parte finale è che ovviamente quello che si vede è che questo mondo dei social attira molto i ragazzini, no? Seppur ci sono delle limitazioni. No, anche molti adulti. Sì, ma di quello di cui mi preoccupo è questo, sai Sergio, perché la crescita della nostra società prevede anche la crescita salutare, fisiologica ma anche psicologica dei nostri ragazzi, e se il loro desiderio è ottenere like, ricevere commenti, è veramente un click che attiva o disattiva la sensazione di benessere. Sì, oggi conto nel numero di like, le condivisioni. Noi siamo i titoli di coda, è volata la trasmissione. Dottoressa, un appello ai nostri telespettatori proprio relativo alla salute più che alla bellezza. Volersi bene vuol dire avere cura di se stesso e parte da una sana alimentazione e dall'attività fisica. Iniziamo a volerci bene anzitutto in questo modo, perché così potremo vivere sani e belli più a lungo, indipendentemente da se ci considerano belli gli altri. Quindi il telegramma è avere rispetto per se stessi. Certo. Vai di te. Ah sì, io dico sempre bisogna perdere peso ma senza perdere la testa, perché ovviamente... Sei bellissimo, questo me lo segno. Perché ovviamente è necessario tenere la testa salda sulle spalle, sapere cosa vogliamo da un percorso, ma soprattutto migliorare la relazione con questo famoso cibo. Un telegramma, veloce. Dottor Monticoli? Dal punto di vista economico invito tutti ad evitare, anche per quanto possibile ovviamente, l'acquisto di prodotti di scarsa qualità, perché è la base per una sana alimentazione. Alessandra, proprio un appello ai giovani.
Io invito i giovani, come diceva la dottoressa, a volersi bene, ad ascoltarsi un po' di più dentro e a non considerare troppo l'apparire, perché non è quello che conta nella vita. Bravissima. Noi come al solito ringraziamo gli amici e ci scusiamo perché sono veramente tanti, sì, sì, che ci stanno scrivendo ancora, non riusciamo a leggere tutte le vostre belle domande. Sì, la dottoressa Menditto si è offerta, qualora avesse delle domande specifiche potete anche scriverle. Contattarla anche sulla, sì, sulla sua pagina personale. Veloce, la tua pagina come si chiama? Dottoressa Rita Menditto. Rita Menditto la trovate in Facebook, Piombino la troviamo dottoressa in Facebook. Dottoressa Laura Piombino, Facebook ed Instagram. Sì, anche Instagram, ragione. Per i consulenti commerciali potete trovare il dottor Adolfo Monticoli. Alessandra, a te no, nessun indirizzo, sono 80.000 corteggiatori, hai finito di stare quieta. Noi vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato, ma anche un po' sopportato, perché ogni tanto ho fatto qualche battutina. Noi ci vediamo la settimana prossima, stessa ora, 19.15, canale 93, TLA o in diretta streaming, come sempre, siamo sempre noi. Punti di vista, venerdì prossimo, a lei. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero albo odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214.
telefono 081 19 33 87 14.